vince la seconda edizione di Contemporanea Santuccia Petrelli. Sulle rive dell'Erno è tornata la seconda edizione di Contemporanea, l'estemporanea di pittura con oggetto il magnifico scenario di Ponte Buriano. Lo scopo del concorso è infatti quello di valorizzare il ponte che fa da sfondo anche alla Gioconda di Leonardo da Vinci ed il paesaggio circostante, stando attenti ad osservare una stretta aderenza a tale tema. Al concorso hanno partecipato 50 artisti italiani e stranieri di qualsiasi tendenza artistica e tecnica, con una sola opera di formato minimo 50x70 e comunque non superiore ai 100%. All'opera poi anche 10 bambini che hanno vinto un corso di pittura che prenderà avvio proprio a Ponte Buriano il prossimo ottobre. Libera scelta c'è stata per gli artisti sull'uso della tecnica, dall'olio all'acquerello, dai pastelli agli acrilici, ma anche pennelli, spatole, matite e carboncino. Sono felicissima perché questo primo premio poi farà parte della collezione di quadri che abbiamo alla sede della Fondazione Guido d'Arezzo, quindi siamo felici di premiarla e di prenderlo. Sì, complimenti ancora a Santuccia Petrelli e complimenti a tutti gli artisti che anche quest'anno sono venuti qui a Ponte Buriano a portare una ventata di arte contemporanea in un luogo dalla storia che avete capito bene, è veramente importante.